Invisible Man. Siete ancora fuori video, è vero, dai. Su, su, dai, un altro, vai. Ragazzi, sentivo un po' di nostalgia della diretta, devo dire la verità, però era anche agosto, un caldo insopportabile, però non ci siamo dimenticati del ciclismo e soprattutto del ciclismo che conta. Questa sera, per la verità, Screcce fa un po' lo sborone, insomma, racconterà la Coppa Placi, Giro del Veneto, e la racconteremo con Fiorfiore, col Fiorfiore degli ospiti che mai abbiamo potuto avere qui a Screcce. Intanto un applauso va a Galdino Peruzzo, proprio presidente della gloriosa Padovani. Poi abbiamo Gian Antonio Pozzato, che oltre ad essere un amante del ciclismo, ha una bella azienda, Telea se non sbaglio, e ha organizzato insieme alla Sandrigo Sport e la Sandrigo Montecorno, quindi un applauso. Io sono sempre stato incantato dalle storie, poi specie se sono a lieto fine. Poi siccome sono un tenerone mi piace sempre dare una seconda possibilità e chi la sa sfruttare per me merita ancora di più. E quindi io sono contento di avere l'amico Emanuele Sella, un grande corridore. Poi abbiamo un vecchio maidomo, va bene, proprio lui gli piace essere, d'altronde è una vita che è sulle due ruote, e insomma, e quindi uno può essergli antipatico, simpatico, però una cosa è certa, ha dedicato, credo, gran parte della sua vita, e non vogliamo dire quanti anni, proprio alle due ruote, Raffaele Carlesso. Grazie. Raffaele, non è una questione di età, ognuno può fare quello che vuole, no? Ma cos'è sta età? No, un'età, insomma, guarda, conta, perché io avessi qualche anno di meno non farei il presentatore o l'arcormen, andrei a giocare a pallone, che ne so, forse anche in bicicletta, insomma, l'età conta. Però per i dirigenti l'esperienza ha una bella importanza, vero? Quindi lei si ripropone quest'anno. Certamente. Ma proprio... Ma anche perché non è che io voglia fare carriera, in quanto l'ho già fatta, perché da corridore a presidente della federazione credo di averne fatto di strada. Lei ha io fatto metto... la commissione tecnica. Sì, struttura tecnica nazionale, quando c'era tutta l'attività come responsabile. Ma io ho acquisito un'esperienza tale che credo ce ne siano pochi o forse nessuno in Italia come esperienza, la mette a disposizione, visto la situazione che si è creata sia in campo nazionale e in campo regionale, almeno tutte le società sento che si lamentano. Perché guardi, nel ciclismo tutti si lamentano, per cui indipendentemente che possa far bene o far male, io non voglio spezzare una lancia, e poi stasera non voglio parlare di politica io. No, ma... Sono contento che lei è di nuovo... Ah, insomma, piuttosto che vedere un Carlesso dimesso, sono contento di vederlo bello pimpante. Un applauso glielo faccio fare volentieri. Prego. Galdino, voi avete fatto un libro che mi avete fatto commuovere. L'ho letto in una serata. Mi sono venute in mente persone che ancora oggi hanno dato una mano anche a noi come organizzatori. Mi viene in mente Bianchetto su tutti, Sergio, il mitico, certo. Sergio, ma non soltanto. Abbiamo visto là anche fiorfiori di corridori mondiali come Sartori, Beghetto, quindi avete Morbiato. Copito Morbiato, ma non soltanto, anche Valentino Gasparella. Certo, qui ci sono tutti, qui c'è la storia dei 100 anni della Padovani. Ecco, partiamo subito con questo libro, perché per me è interessante che la gente sappia che c'è un libro e possono anche acquistarlo. Mi pare 15 euro, ed è un prezzo politico, perché basta soltanto vederlo. Ecco, dove possono acquistarli gli appassionati? Beh, questo qui praticamente vanno dentro il sito della Padovani e lì ci sono tutte le istruzioni per poter acquistare, una cosa abbastanza semplice, insomma. Se le dico Bianchetto e Gasparella, Carlesso. Se li ricordo? No, se le dico questi due nomi. Mi dicono che Gasparella è stato un grande corridore anche su strada, poi si è dedicato alla pista dopo aver vinto la medaglia di Parigi, cioè nel 58-59, e si è messo a fare il chilometro, la velocità, eccetera. Ha avuto ovviamente dei risultati eccezionali. Bianchetto invece è partito anche lui a fare la strada, ma poi si è messo a fare la pista quasi
così per scommessa, ha trovato Rigoni che le ha fatto fare veramente la pista come Dio comanda, assieme a Bianchetto c'era Beghetto, Sartori, Gasparella, tutta quella gente lì, che, tutti i corridori che andavano per la maggiore... Beh, i loro maestri erano anche certi Maspes, beh, Gagliardoni. Beh, certo, beh, ci mancherebbe. Sì. Ecco, è mancata quest'anno, chi è che ha guardato le Olimpiadi di voi? La pista, io quest'anno mi moriva del cuore, perché insomma adesso Dante lì a Viviani. Manuele, io capisco che la strada fagocita tanti numeri, ci sono anche tanti disoccupati, mi viene in mente quanti di quei disoccupati potrebbero andare bene, oppure sarebbero stati dei fenomeni in pista. Non ve lo chiedete mai questo voi come corridori? Ma un po' manca la pista, sì. Poi l'Italia, insomma, come ciclismo, a me è mancata. Poi tu vedere so che ti alleni comunque in pista. Sì, diciamo che ci sono dei periodi che mi alleno anche in pista, però sì, non sono certamente un pistar, i pistar sono altre persone, altri fisici, quindi comunque l'Italia secondo me ha dato molto in passato e quindi sarebbe bello ancora che riproponesse degli atleti validi per le Olimpiadi, insomma, ricredersi. Raffaele, la sua idea di quello che potrebbe essere un ritorno della pista, io, guardi che non voglio fare assolutamente campagna elettorale perché sennò non è mai più finita, però io ricordo negli anni 90 c'era una volontà forse di creare più sistema, c'erano anche molti più soldi evidentemente, perché per carità di Dio bisogna anche tenere conto di quello, però bisogna credere, bisogna avere un po' di fede per la pista, perché sennò i grandi nomi scompaiono. Bisogna credere alla pista se si vuole mandare avanti e creare dei corridori. Per esempio negli anni 90 avevamo fatto, io ero ancora presidente della struttura tecnica, prima ancora del fine 80, avevamo previsto una programmazione veramente come fanno adesso in Inghilterra gli australiani, i francesi, eccetera. Bisogna programmare, perché certo, l'attività su pista non è che si inventi. I corridori sono sempre quelli che vengono dalla strada. Però dopo bisogna specializzarli e trovare però i tecnici all'altezza di poterlo fare. Quest'anno, guarda, la questione di Viviani, che è un corridore meraviglioso, meraviglioso, sotto tutti, come atleta, come personaggio, eccetera. Però non può andare a un'Olimpiade da solo e dover fare l'Omnium con 5-6 prove, una diversa dalla, che se l'è cavata bene, che se andava bene l'ultima prova, andava in medaglia. Certo, stato... Poteva fare questo. Una volta il Rigoni, con la Padovani in modo particolare, ma c'erano anche altre società, la Genoa Overlay di Milano, la Lazzini di Milano, eccetera, avevano corridori importanti. Rigoni le faceva fare la prima attività, i primi due mesi di attività, marzo-aprile, su strada, e poi c'erano gli inseguitori, i velocisti, i chilometristi, i quartettisti da 100 chilometri, cioè li specializzava nel giro di due mesi. Il povero Viviani ha corso su strada fino a 15 giorni prima delle Olimpiadi. Allora, io dico, un imprenditore, no, che ha un certo numero di dipendenti, di collaboratori, non tutti i collaboratori credo che siano adatti per quel tipo di lavoro, specie se è un... Ecco, lei mi pare che si occupa di alimentazione, no? Quindi non tutti saranno capaci di fare quel tipo di prodotto, ma non per questo non potrebbero essere bravi a fare qualcos'altro. Ecco, un imprenditore ragiona così, cioè cerca di sfruttare al massimo anche le abilità, Gian Antonio, dei propri dipendenti, o sbaglio? Se uno ha più idee, se uno è più portato per la ricerca, oppure un altro è più portato per la tecnica? Certo, infatti noi abbiamo più settori, cioè abbiamo la ricerca e sviluppo, la progettazione, la produzione, quindi... Intanto voi vi occupate di? Apparecchiature elettromedicali. Quindi noi sviluppiamo, quindi progettiamo e produciamo apparecchiature mediche e dedichiamo molto anche alla ricerca di... Quindi non tutti i dipendenti sono uguali? Non tutti sono uguali. Ecco, Emanuele, voi vi siete mai chiesto, non tutti i corridori sono uguali? Insomma, cioè io credo che sia anche una questione culturale. Sempre facciamo delle domande stupide, ma tra poco parleremo anche del Giro del Veneto, Galdino, che diventa un po' preoccupato, e anche insomma, poi avremo anche la gara Derni in notturna, però non tutti i corridori sono uguali. Io non riesco a capire come mai i corridori, no, non si unissero tutti quanti e dire dobbiamo intanto sì fare i nostri interessi, dobbiamo trovarci a casamento, ma altri che potrebbero fare
non so, la pista, mi viene in mente il mountain bike, abbiamo visto Fontana, l'unico, un eroe assoluto, senza sella, 2 chilometri. Voglio dire, si potrebbe cercare anche tra di voi corridori, oppure c'è proprio un'invidia, credo, sotto sotto, che, beh, insomma, io mi sono trovato il posto, te, ma vaffa, te, ti arrangi. Ma no, secondo me non è questa la questione, è che per fare la pista ci vuole una federazione alle spalle, come ce l'ha l'Australia, ce l'ha l'Inghilterra, l'Olanda, cioè sono quegli sport che diciamo non è per squadra, per equipe come potrebbe essere la mia squadra, che... Certo. È proprio una questione di federazione, che lì devono mettersi d'accordo con le varie squadre, avere i corridori pronti in un determinato momento e niente, appoggiarli e però arriva a un certo punto i direttori sportivi, investire. Basta pista, perché Zurlo per esempio in pista andava molto bene. Ma io ho avuto in passato dei compagni di squadra che hanno vinto le Olimpiadi, Brown, che è adesso attualmente alla Rabobank, Lancaster, che mi ricordo nel 2004 correvano in strada con me e hanno vinto le Olimpiadi ad Atene, mi sembra, nel 2004, quindi sì. Insomma, nel quartetto. E l'Australia ha investito molto, investiva così e sta investendo ancora molto, perché è il quartetto più forte insieme all'Inghilterra. Bon, chiudiamo sto capitolo, sì. Poi dopo... Volevo aggiungere una cosa, sì. Per esempio, tornando al discorso della programmazione per l'attività su pista, pensa che le società si sono sacrificate quest'anno e l'anno scorso per la preparazione, ovviamente, e lì non è che sia la federazione... La preparazione che si fa nelle varie piste è tutta a carico delle società. Bene, l'Italia, pensiamoci un attimo, l'Italia che è sempre stata la prima nazione al mondo, quest'anno non partecipa, sti giorni, non partecipa ai campionati del mondo juniores in Australia per questione di soldi. Ma qui è una questione di veramente di programmazione, e all'altra della programmazione per le varie manifestazioni dovrebbe esserci l'approvazione del budget di spesa. Certo. Evidentemente non basta dire come non si va a un cambiato del mondo. È la prima cosa che uno c'è deve fare. C'è da dire che alcuni dicono piuttosto arrivare a 38esimi, però un 38esimo posto, un campionato del mondo, io ci andrei volentieri. Insomma, è un campionato del mondo, la presenza dell'Italia certo. È quasi d'obbligo, insomma. E vabbè, cercheremo di fare in maniera che tutti possano avere voglia di insomma, implementare quest'idea di sport, quest'idea della pista che a noi piace molto. Giro del Veneto, allora è andato in onda. Mi pare una bella cosa, avete dovuto ricambiare un po' il percorso, intanto vi faccio le congratulazioni perché 40 minuti direi non sono poche e quindi credo che sia qualcosa di grande soddisfazione. 240 chilometri, organizzativamente è stata una cosa che avete dovuto farla in fretta e furia. Breve tempo, sì, l'abbiamo organizzata in breve tempo. Però ecco, la sensibilità delle autorità c'è stata? Non molto. Ah, ecco. Non molto, non molto, perché abbiamo dovuto cambiare il percorso 5 volte praticamente. Abbiamo dovuto cambiare il percorso per questione proprio che la protezione civile non ci lasciava passare per determinati posti, insomma, no? Però 200, poi alla fine erano 240 chilometri, che Sella ne ha fatto 190 in fuga, mi sembra. Sì. Più o meno ne ha fatto 180, perché poi c'è stato trasferimento in fuga. La macchina mia segnava 38-42 gradi. E quindi sono state, diciamo, è stata una bella corsa. Poi per la strada abbiamo trovato tutto perfetto, organizzato bene, sicurezza, mi sembra, no? Anche la cosa più importante, avete parlato del terremoto dell'Emilia a distanza di qualche mese, perché noi in Italia le notizie le diamo a roba, a panettoni da indigestione per i primi giorni, il primo mese, siamo, poi dopo però ci si dimentica degli fatti. Insomma, dopo alcuni mesi voi avete ribadito questa volontà di, insomma, mettersi perlomeno in discussione, portare un po'. Abbiamo avuto un grosso appoggio anche dalle squadre, dei corridori, perché chi ha vinto Travaglio Volante l'ha dato in beneficenza, non sarà stato un premio notevole, però qualcosina è stato dato. Di proposito, la premiazione è stata molto molto ristretta, perché abbiamo voluto dare un contributo a questi bambini, abbiamo dato al presidente regionale Babbini, mi ricordo come si chiama. Ecco, abbiamo consegnato i trail di bicicletta da corsa, di caschetti, dei guanti, abbiamo consegnato un po' di materiale, insomma, e quindi è stato anche un po' toccante, insomma. Immagino, poi entrare in quei posti là, penso che si entra in uno scenario che sembra di andare indietro nel tempo. Sì, anche perché magari vederli per la televisione è una cosa. Essere lì solo... Emanuele, 240 km, l'hanno chiamata un po' un'eroica, come tanti anni fa, perché
Mi pare che i primi giri del Veneto erano 230-240 km, no, per lei. I giri del Veneto sono arrivati anche di più. Erano come le grandi classiche, cioè mediamente fino agli anni 70 il giro del Veneto era 285 km. Nel 49 il giro del Veneto abbiamo fatto 309 km, vinto da Fausto Coppi dopo una fuga solitaria di 192 km. Ecco, perché poi, lei ha guardato Emanuele Sella dice, dopo una fuga, come dire, uè, te si sta un bel pirlano a farla tutta. Ma poi negli anni 80 è stato Moser, presidente dell'Associazione Corridori Internazionali, certo, ha fatto una battaglia per diminuire i percorsi, i chilometraggi, no? Però secondo me, ne parlavamo anche l'altro giorno durante il Giro del, certo, Veneto, è stato sbagliato a prendere tutte le gare in un fascio, certo, mentre invece, a parte la Sanremo e il Giro di Lombardia, che fanno parte delle classiche, ultra classiche, ce n'erano altre 6 da salvare: Giro del Veneto, Giro dell'Emilia, Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi, la Milano-Torino, cioè erano 5-6, certo, e le altre, ma almeno queste qua, poterle dare la possibilità di farle da 2,40 a 2,50. E tutte le altre 200. Entriamo poi un po' in clima anche di quelle che sono le tappe del tour, insomma, in qualche maniera, non siamo più a tanto abituati. Però Emanuele, tu avevi una grande paura in questa gara di arrivare poi in volata e scontrarti poi con, chiaramente, Oscar Gatto. Ti ha impressionato a te Oscar Gatto? Beh, sapevo che andava molto forte poi il percorso. Io pensavo alla seconda, all'ultima salitella, insomma. No, non era... Era talmente corta che la differenza è impossibile farla, poi un Gatto così pimpante, insomma... Era difficile staccarlo, poi su quelle salite lì lui, non dico che ci gioca, ma quasi, insomma, cioè le salta via abbastanza facilmente. Quindi... Sapevi, insomma, sì, che facevi, sì, la fine, sì, del topo se non, sì, se non staccavi? Sì, già quasi mi ero accontentato, perché su un giro del Veneto, Coppa Placi, che ci tenevo a far bene, sapere che la corsa è andata in un determinato modo, arrivare davanti, ero già contento, insomma. Io non capisco niente di ciclismo, però se quell'ultima salitella là l'avessero posta proprio a 2,5 km dall'arrivo, cioè dopo lo scollinamento, 2,5 km, 3, forse credo che avrebbe avuto un fascino diverso, forse più spettacolare, tipo la Milano-Sanremo, che l'hanno un po' accorciata, e quindi già là ti crea quel pathos, è vero o non è vero questo? Ma insomma sì, dopo io mi ricordavo di aver fatto una Coppa Placi che finiva a Imola, dove sono arrivato con un centini, ma era tutt'altro percorso, sei arrivato una alla volta quasi. Una salita dura era più facile, quindi io aspettavo quella salita che non c'era. Ahia, e quindi è andata male, insomma, è andata al terzo male, posto. No, ma comunque c'è da essere soddisfatti, perché insomma arrivare sul podio su un giro del Veneto è sempre... Emanuele, siccome io sono una persona fiduciosa e mi fido degli altri, mi piace fidarmi, perché guai al mondo se dovessi perdere la fiducia degli altri, io non farei né questo mestiere, quindi per me io vedo sempre il bello negli altri, come lo vedo in te, come ancora tanti anni fa. E mi pare che tu stia facendo una bella carriera. Io adesso non voglio mettermi a discutere su quelli che pensano in maniera che i nazionali non debbano andare, quelli che hanno avuto dei problemi o meno. Sono cose che io ho il mio pensiero, lo tengo per me, se proprio ne parlo lo condivido con gli amici, ma la cosa che mi dispiacerebbe è quella di strumentalizzare tutto questo. Io guardo un uomo e guardo un papà, un marito esemplare, e che hai un altro tipo di andare in bicicletta e anche di raccontarti come atleta, molto più maturo, molto bello. Io ti devo fare proprio i miei complimenti. Grazie. Ti è cambiata un po' la vita? Beh sì, non... cerco di essere me stesso, insomma, faccio lo sport che mi piace, spero di farlo ancora per un po' di anni e niente, quando arrivano i risultati e mi piace farlo, ma poi anche se non arrivano i risultati faccio quello che mi piace, quindi guardo sempre positivo. E guardiamo questa bella volata di Oscar Gatto, mi pare quella del 2000 al Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Caro Raffaele, lei mi deve perdonare, ma io metto sempre il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, perché è giunta la 35esima edizione, ma io sono già di 28 anni che la faccio, e un po' ci sono affezionato a questa gara, a queste gare. Io sono venuto moltissime volte, soprattutto fra l'altro... alla premiazione finale, credo di non essere mai mancato. È vero, è vero. Tu gentilmente mi inviti sempre, io ci vengo volentieri, anche perché è una manifestazione che interessa, e vedo la partecipazione delle autorità, degli stessi dirigenti delle società, sono interessate perché è coinvolgente per le attività,
per la categoria degli allievi. Io passerei il microfono proprio all'altro ospite d'onore, a parte che lui è un amico, ed è Bruno De Marchi. Parliamo della San Diego Montecorno. Noi come Bassano Enego siamo andati insieme con la San Diego Montecorno, no? Che funziona tutto, vai tranquillo, non è un... Sono due gare bellissime, una per l'Uniora e una per allievi. Ma tu perché riesci a fare ancora con tutta sta crisi qua la San Diego Montecorno? Ma prima di tutto perché è una classica a livello nazionale, poi è organizzata bene dalla San Diego Sport. Ma più che mi sta a cuore è gli sponsor. Guarda, fate un applauso, però fatelo. Io l'adoro, io mi butterei per terra, guarda, ti adoro. Ti dirò... Che quasi ti commuovi. La sincerità. È vero. Te la dico, quando mi vedono mi danno i soldi. Perché? Perché mi devono essere gentili, mi devono essere educati, mi devono far vedere quello che si fa e tante altre cose. Non è che... Sono d'accordo. Non li danno a tutti. Come la Telea, che sono bravissima gente e buona gente... Però qualcosa devi far vedere, altrimenti... Però guardami qua negli occhi, Bruno. Tu sei andato là e sono stati bravi, anche perché la figura di vostro fratello è stata una figura cardine. Io ho letto un pensiero che ha rivolto nel manuale, nel libricino della San Diego Sport. Tuo fratello era un grande appassionato. Beh, aveva cominciato a correre, faceva già le gare, sempre dilettante. Aveva cominciato a 12 anni... E poi, verso i 16-17 anni, poi chiaramente per motivi di studio... Ma voi avete detto sì a Bruno De Marchi per i soldi, oppure perché Bruno De Marchi ha visto le due mischie che comunque collaborano nella vostra azienda, preghiamo le telecamere di inquadrarle, cos'è che ti ha stimolato di più? No, quando si parla con persone intelligenti e buone... È più facile avere contributi. Ah sì. Questo è una cosa. Le ragazze non c'entrano nulla. No, le ragazze c'entrano e come? Perché ah, come c'entrano? Fanno parte della bellezza, della ditta e anche della San Diego Montecorno. Bon, così ci hai liquidato. Il prossimo anno sicuramente ti danno sia i soldi che anche le miss. Grazie. Alzatevi i piedi, ragazze. Tanto le presentiamo Sara Pozzato e Serena Orian, ecco, un applauso anche a loro, che sono veramente delle belle cose. Stacchiamo un attimo, ci trasferiamo a Bassano del Grappa, dove settimana scorsa abbiamo ripreso la bella gara dietro Terni, una bella idea di Adriano Zamboni, il quale ha detto, insomma, io non porto i Terni nel loro luogo deputato, che è il velodromo, perché il velodromo attira sempre meno persone, un po' c'ha anche ragione. Però è anche pur vero che il velodromo bisogna cercare di tirarli su come si è fatto negli anni 90, Raffaele, perché un po', mi permetto di dire, c'ero anch'io, qualcosa mi pare di aver fatto, no? Quindi so esattamente come si potrebbe fare. Però lui ha detto, lo portiamo nei circuiti cittadini, e il successo è stato veramente lampante, beh, non certo come quello di Rossano Veneto, che Rossano Veneto hanno messo a disposizione proprio il centro. C'è Bassano un po' più defilato, ma comunque le 400-500 persone che hanno assistito a questo spettacolo dietro Terni c'erano, categorie junior, amatori e anche elite under 23. Andiamo con le immagini, ma buon divertimento. Cycling shoes. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e l'eccellenza di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Sprink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Printcard, più punti, più premi. Colora la tua vita con Print. Siamo in Viale Venezia 73, a Bassano del Grappa. I want it all.
Giro del Veneto dietro Derni, una bella iniziativa, diciamo così, l'uovo di Colombo, che lo ha estratto nel paniere Adriano Zambogli, il quale ha messo di fila una serie di avvenimenti dove hanno visto protagonisti, chiaramente non tutti i centri dei paesi, ma certo tutte le strade con un circuito da 800, 900, 1000 metri, dove questi mezzi, questi motorini in pratica creano la scia per delle volate vertiginose, ma soprattutto delle velocità importanti. Adriano, insomma, tenuta questa bella idea, intanto vediamo anche dei grandi campioni qua. Sì, l'idea è venuta così perché su pista abbiamo visto che a volte per portare il pubblico ai velodromi ci vogliono i campioni, ci vuole fatica, bisogna ogni anno creare sempre i presupposti per portare le persone. Io ho pensato che lungo le strade cittadine, le vie cittadine, i circuiti cittadini qualcuno potesse venire fuori a vedere questo spettacolo che lo creano sia i corridori ma soprattutto anche i piloti di Derni. Qua abbiamo dei volti noti, a parte i Dagnoni, ma il Perego, qua intanto vediamo Gianmarco Agostini, che è un po' la stella ed è stata la stella fin qui in queste tappe anche a Bassano del Grappa, lui che è un campione del mondo europeo e si accinge a vincere la sua dopo varie batterie, quindi Agostini senza nessun problema per distacco vince con Perego come allenatore, al secondo posto Lorenzin e al terzo Fior. Quindi archiviata questa pagina degli amatori, Agostini è uno che ha fatto volate con Cipollini e spesso Cipollini ha mangiato la ruota. Ma guarda, io devo ringraziare Gianmarco perché questa sera non doveva essere qui con noi ma doveva essere alla Coppa del Mondo per amatori in Austria, non so per quale motivo mi ha chiamato e ha detto no, non ci vado, vengo a Bassano del Grappa. Si era incaricato Lorenzini, quello che è arrivato secondo, che anche lui è campione italiano quest'anno 2012 della sua categoria, titolo che ha conquistato a Borgo Valsugana, e purtroppo ha detto vengo anch'io a correre, affascinato da questo Derni, ha preferito venire a Bassano del Grappa piuttosto di fare la Coppa del Mondo. Conoscendo Gianmarco Agostini, un ragazzo che ha un temperamento da campione ma sicuramente delle sensibilità veramente non comuni, anche perché ricordiamo un ragazzo che ha attraversato veramente un periodo nero della sua vita con un brutto male al cervello, è venuto fuori alla grande e oggi è un campione veramente a tutto tondo, non si figurerebbe certamente con i professionisti, ha di quelle potenzialità che da sempre lo hanno contraddistinto nel panorama del ciclismo, un grande velocista, mentre qua andiamo con, dopo una serie di altre batterie, con un'altra finale, 5 giri a seconda o 6 giri, primo giro vuoto, qua vediamo gli juniores se non sbaglio Adriano, e vediamo che proprio tra gli juniores si impone al primo posto Nicolò Galuppi, anche questo è un bel corridore, Rosso Davide al secondo e Bravin Andrea al terzo posto. Anche questa è una bella gara dove vediamo anche esaltati i direttori sportivi. Ho visto una bella gara, devo soprattutto ringraziare Merenti, direttore sportivo del Veloce Club Schio 1901-1902, perché ha portato dei ragazzini a correre per la prima volta su questa specialità e hanno ben figurato, quindi grazie Veloce Club Schio 1902. Ma Merenti evidentemente da buon volpone, un grande uomo con un'esperienza veramente decennale, non è che abbia capito che forse queste non sono kermesse soltanto spettacolari, Adriano, ma qua veramente bisogna dare del lei perché il corridore comincia ad abituarsi al taglio, un po' come in pista, credo che sia un'ottima palestra. Sì, deve stare attento alla ruota del dernista, deve con il pilota colloquiare, di accelerare o di rallentare a seconda delle sue condizioni fisiche in quel momento e non è facile. Non è facile, ultima, dopo le varie batterie, ultima finale di serata è quella dove vedono impegnati gli elite più under. Anche questa è una particolarità, non è semplice trovare in una unica serata tante categorie, che poi l'apice lo vedono proprio con gli elite, gli under 23. Qua abbiamo grandi nomi. Abbiamo Fabio Chinello, Damiano Maurizio, Marcolina Pier Giacomo, Cazzola Denis, Viero Simone e Zanon Michele. Marcolina anche un seigiornista. Sì, Marcolina, poi abbiamo i ragazzi della
della Coppi Gazzera che hanno Malucelli, che ha fatto la tre serie di Bassano de Grappa. Quindi abbiamo preso con i direttori sportivi delle società tutti quei ragazzi che hanno partecipato alla recente tre serie di Bassano de Grappa, di cui l'Unione Ciclistica 2000 ha avuto il merito, l'onore e l'onore di organizzare. Poi diciamo che queste kermesse serali oltretutto portano tanta gente. Qua ricordiamo che siamo un po' in una zona periferica di Bassano, ma abbiamo visto che quando un comune ha il coraggio di chiudere il centro, ma il centro storico veramente, allora cominciamo ad avere 2.500-3.000 persone, un'occasione unica per poter uscire dalle case nella canicola agostana, ma quando fa caldo, ma soprattutto per abituarsi che lo sport, il ciclismo può entrare proprio sotto le tue finestre, e quindi regalare un momento di grande spettacolarità alla popolazione che tante volte non sa che ci possono essere questo tipo di volate. Una volata con Fabio Chinello che vince su Maurizio Damiano e Pier Giacomo Marcolino. Marcolina si classifica al terzo posto. Adriano, la prossima tappa? La prossima tappa sarà il 29 di agosto, questo mese, a San Bonifacio, in provincia di Verona, con partenza alle ore 20:30. Il giorno successivo, sempre l'organizzazione Eventi Sportivi organizzerà una kermesse tipo pista, sempre sul circuito di San Bonifacio. Buon lavoro a te e di nuovo in studio per quanto riguarda questa bellissima gara. Insomma, non è una sorpresa, ma ne rivedremo ancora. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. Grafiche Gabbiano, da più di 40 anni al servizio delle arti grafiche. Grafiche Gabbiano è leader nella progettazione e stampa di Deplian, cataloghi, riviste, cartelli, vetrine ed espositori. Le grafiche Gabbiano, munita di una Heidelberg CD elettronica a 5 colori, la quale può soddisfare qualunque esigenza di stampa grazie alla nuova tecnologia del computer grafica. Le grafiche Gabbiano è anche packaging d'autore grazie al reparto di confezione e rilegatura all'interno. Siamo a Bassano del Grappa, in via Giorgio Ferraro 17. Caro Galdino Peruzzo, io siccome del ciclismo conosco molto, perché bene o male è dal 1985, dopo i mondiali, ho cominciato a capire come funziona questo bellissimo carrozzone, no? Voi avete fatto un bel libro, guarda, io adesso ti ospiterò sul mio sito e vi lancerò anche sul vostro, perché temo che sia costata fare un libro del genere, e venderlo a 15 euro penso che sia il minimo delle spese che debbano ritornare. Perché nel ciclismo, sai come succede, caro Emanuele? Me lo devi regalare, è vero? E allora, non va bene, là ci sono 100 anni di storia, e merita veramente di essere letto, perché ci sono delle pagine straordinarie, Raffaele, è vero? Ditemi, tirate su, ditemelo, ragazzi, tiri su il libro, tiri su il libro, fai vedere il libro. Ci sono delle pagine straordinarie là dentro. La storia del ciclismo, e quindi vuol dire che la storia va insegnata e ha un prezzo. In questo caso 15 euro credo sia proprio una sciocchezza. Cioè non è solo la storia della Padovani, c'è ciclismo. La storia del ciclismo. Io qua noi abbiamo delle fotografie che ripercorrono un po' quei tempi. Esatto, negli anni da fine 50 fino all'80 la Padovani ha sbagliato il campo, perché campionati del mondo, olimpiadi. Eravate la Trevigiani degli anni 60. Beh, la Trevigiani vince soltanto circuiti e corse in linea importanti indubbiamente. La Padovani vinceva tutte le corse su strada più importanti, ma l'attività su pista di tutte le specialità c'era dentro la Padovani. E cosa vuol dire, Galdino, prendersi sul groppone la presidenza di una società del genere? È ingombrante. Ma diciamo che ingombrante no, è stato un grande onore per me, sicuramente. Ci ho pensato un po', perché quando Rigoni mi ha proposto la presidenza, insomma, ho detto guarda che io ho anche un'attività, e mi impegno in altre cose. Però dopo c'ho un consiglio di gente esperta che... Avete anche un certo Alberto Ungarato, no? Abbiamo Alberto Ungarato, sicuramente. Tu ci hai corso assieme anche, sì, vero? Certo. Sono amico. Un grande. Sì, sì. Sì, si allenavano assieme anche, no? Facevano... sì, sì. No, e comunque, ecco, io ho accettato l'incarico perché ero sicuro che alle spalle avevo della gente che mi aiutava molto. La tua azienda di cosa si occupa? La mia azienda distribuisce prodotti alimentari sulla ristorazione. Cioè tipo il Pellegrini degli anni 80?
No, diciamo che noi serviamo le aziende tipo Pellegrini. Noi serviamo i ristoranti, le pizzerie, cioè dove c'è una cucina noi ci entriamo. Ah, bene, guarda, no, guarda, ti interessa, Gian Antonio. Cioè, tante volte tu vai al ristorante, cucina casalinga. No. Beh, adesso non farmi fare, però, diciamo che per mangiare bisogna mangiare, no? Certo. Quindi ci sono delle aziende come la mia specializzate che danno un servizio, danno i prodotti a faccio questa domanda ristoranti. Perché io ho già guardato tutto di voi e avete un'azienda meravigliosa. Grazie, grazie. Va bene, è organizzatissima con grandi professionisti e so che avete tutti i prodotti di prima scelta, non è una marchetta. Perché poi dopo, caro Raffaele, dico, questi qua fanno le marchette. No, è la verità. Come la verità? La vostra azienda. Perché a me piace caldeggiare le aziende serie, perché voi avete un'azienda che in Italia farà poco, ma nel mondo state spaccando, sì, perché ci sono delle leggi diverse qua in Italia. Sì, diciamo, vendiamo anche in Italia, però il 60-70% vendiamo all'estero. Ecco, voi, adesso io non voglio approfondire questa pagina, perché poi ti voglio invitare ad un'altra trasmissione che ho bianco o nero, per entrare sullo specifico di questo tipo di non soltanto di macchinari, perché sono biomedicali più che macchinari, E poi dopo entrano anche con la genetica. Noi in Italia abbiamo qualche problema, perché ci sono un po' di... mi viene in mente, anzi voglio ricordare, voglio anche salutare la famiglia di Filippo Bordin, che come ultimo atto disperato del loro figlio, che era malato gravemente, sono andati in Perù e il ragazzo proprio lì è morto, proprio per la speranza di poter fare qualcosa con la genetica. Ecco, ci spieghi leggermente cos'è, che può interessare tutti, anche gli sportivi. Diciamo che noi abbiamo... ramo dell'azienda che si occupa di ricerca, come dicevo prima, sui tumori del cervello, l'Alzheimer, e adesso ci stiamo occupando di l'utilizzo di cellule staminali adulte, quindi quelle cellule autologhe del paziente, per rigenerare l'esofago, l'intestino e altri tipi di tessuti biologici. Vogliamo dire che una volta bisognava fare cose invasive al massimo, recuperi tremendi. Beh, lei pensi, tutti quei bambini che bevono delle sostanze irritanti... Varicine. Certo, quanti ci sono? Si rovinano l'esofago, quindi bisogna mettere delle protesi. Noi abbiamo trovato un sistema con la nostra tecnologia, collaborazione con l'Università di Padova e con altri medici, di riuscire a rigenerare l'esofago. Siamo riusciti per il momento sugli animali. Abbiamo un progetto di ricerca di 3 anni che stiamo sviluppando, in cui prendiamo proprio le cellule staminali autologhe, quelle del paziente, le inseriamo su uno scaffold, poi chirurgicamente viene inserito, in questo caso che stiamo trattando, nell'esofago, e si rigenera l'esofago. Geneticamente. Con queste staminali. Sì. Ecco, c'è tanta confusione. Allora, per quello che voglio poi aprire una parentesi, sì, con voi, in una serata che a tema parleremo di queste cose, perché credo, sì, che interessino non soltanto cioè tutta la popolazione, ma anche gli sportivi. Perché grazie anche a certi tipi di macchinari si possono usare in maniera benevola per potenziare e per defaticare anche dopo uno sforzo, in maniera del tutto naturale. Certo, certo, noi abbiamo infatti una macchina, abbiamo 2 tipi di apparecchiature sostanzialmente. Abbiamo un bisturi di risonanza molecolare che riesce a tagliare e coagulare senza aumentare di temperatura, cioè senza distruggere le cellule. Quindi lei pensi come tempi di recupero molto veloci, praticamente non ci sono problemi nel post-operatorio, e per questo che riusciamo a vendere in tutto il mondo. Certo. Poi abbiamo un'altra apparecchiatura che serve, stimola proprio, non in modo invasivo, ma stimola con dei campi elettrici e cellule staminali per rigenerare i tessuti. Quindi in questo caso stiamo applicando su problemi, patologie muscoloscheletriche come artrosi, eccetera. Avete gli atleti, mi pare, che hanno usufruito di... Certo, questo. Per esempio l'Inter ha utilizzato la nostra apparecchiatura. Un applauso per voi. Sei brutto. Chissà cosa sta facendo adesso l'Inter. Vabbè. Sì. E ma i giocatori della prima squadra ha usato la nostra apparecchiatura per parecchio tempo.
con degli ottimi e con dei benefici. Ecco, vedi com'è bello il mondo della comunicazione quando è funzionale, Raffaele, perché poi dopo alla fine noi non ci rendiamo neanche conto che forse il nostro vicino di casa o di Capannone fa cose come Terea e anche come Polo, mi pare che era l'azienda, vero? Per cui credo che siano cose molto importanti da fotografare e consegnarle ai posteri e a coloro che guardano questa trasmissione, come noi consegniamo a voi tra poco le immagini di Football Gun Sport City. Abbiamo aperto questa parentesi già da più di un anno, lui con uno scatto, ma ce ne sono tanti di fotografi. Questa sera ne abbiamo anche uno qua che è Euro Brotto, che è venuto a trovarci e ci sta facendo anche qualche fotografia, inquadriamolo. Ma sono tanti fotografi, ma noi oggi parliamo di Francesco Bolgan, il quale veramente ha un'arte, lui e la sua famiglia, di far fotografie che sono veramente impareggiabili. E poi dopo, soprattutto, la bellezza di un catalogo, quando lo sfogli che è fotografico, in quel momento vi gustate quello scatto, quella smorfia di dolore, quella smorfia di gioia. Quante volte succede che ci si guarda una fotografia? Insomma, Francesco Bolgan questo lo sa fare molto bene. Avanti con lo spezzone. E grazie anche a Francesco Bolgan e anche a Euro Grotto. Prima ho detto Brotto, mi è partito la capsula, era solo per quello che mi ha Brotto. Emanuele, allora adesso io ti voglio chiedere il tuo prossimo futuro. Ci speri un po' nella nazionale? Adesso ti faccio una domanda un po' provocatoria, però voglio dire, ci speri in qualche maniera? Non so quali sono i tuoi sentimenti. Ma no, sinceramente no, ormai so... Le corse da qui a fine stagione, il Giro di Padania, Lombardia che mi aspetta, spero di far bene. Ma al Giro di Padania possono partecipare i corridori meridionali? Ma sì, dai, chiamiamolo Giro di Padania, chiamiamolo Moncenisio Venezia, che è molto più adeguato. Sì, dai. Sì, ma guarda, io credo che la stupidità dell'uomo a volte non ha veramente confini. L'hanno voluta fare politica, una gara strepitosamente importante e bella che potrebbe essere veramente qualcosa che... manca in Italia, no? Bastava che la chiamassero il Giro della Val Padana. La Val Padana esiste, quindi credo, è vero, bastava così poco invece di andare a scazzicare, no? A rompere un po'. È chiaro che poi dopo la gente si arrabbia, quindi però mi pare che l'abbiano cambiata quest'anno, no? Oddio, il percorso totalmente... No, ma il nome? Moncenisio Venezia, sì. Giro di Padania, no? Vabbè, Moncenisio Venezia, diciamo il Giro della Val Padana, così non diamo, esatto, identificazioni a nessuno. Non spetta a me dirlo comunque. Guarda, Raffaele, quando la politica si mette in mezzo come un caterpillar allo sport, io credo che sia un danno incalcolabile per lo sport, questo è un mio pensiero. Sono d'accordissimo. È vero. Sono d'accordissimo perché anche per la gente non credo che sia... felice di vedere certe cose che si vedono, certo, al giorno d'oggi nel mondo del ciclismo, ma anche in altre specialità. Certo. Ma il primo caso lo scorso anno, mi pare che sono stati dei problemi. Io vorrei dire a quella gente, è vero, c'è stata una provocazione, perché indubbio che la provocazione c'è, però rispondere alla provocazione e far entrare dentro gente che lavora, perché il ciclista è gente che lavora, non è gente che si diverte. Il ciclista si fa un mazzo tanto, non guadagnano i milioni di euro che guadagnano in altri ambiti sportivi, vi fate un bel culo e siete dei personaggi che avete la famiglia da mantenere, quindi credo che sia sbagliato anche questa controrisposta, no? Quindi
Voglio la bruttura, con la bruttura non vale la pena. Ma noi ce lo auguriamo, noi da queste telecamere ci caldeggiamo sempre il buon senso, però certo è che insomma non è che guadagnate miliardi voi, insomma. No, c'è da dire che sì, per noi è una corsa importante perché non ce ne sono molte più in Italia, quindi sarebbe una bella vetrina un po' per tutti. È chiaro che sì, chiamarla così è un po' una provocazione come dici te, però noi non abbiamo nessuna colpa, siamo lì a correre. A lavorare. A lavorare, esatto. Ecco, questo succede tante volte quando la politica invade anche in maniera forse economicamente vantaggiosa per chi deve organizzare, quindi si arriva a fargli yes man, perché o mangi così o se no salti, è vero Galdino? Bisogna stare anche molto attenti. Bisogna stare molto attenti. Lo sport è qualcosa di diverso. Per me sì, lo sport non è confondere con la politica, però non voglio entrare in merito alla questione. Un'azienda si può governare come si vuole, lo sport credo proprio di no, vero Gian Antonio? Bisogna avere un altro tipo di rispetto. Sì, cioè anche l'azienda non è che uno possa così governare in modo così a 360 gradi, cioè ci sono alcuni limiti e quindi uno deve un po' cercare di governare rispettando questi limiti e queste normative, perché certo, bisogna seguire certe norme che purtroppo certe volte ben vengano anche queste norme che ci indirizzano. Emanuele, siamo proprio a settembre, le prossime gare dove ti vedremo impegnato? Ci riparare da lunedì e poi ci sarà... Quanto sarà un bel po' lunga, Sono tanti chilometri. Sì. Da Moncenisio. No, sono. Però ci sono parecchie tappe che superano, mi pare ci siano due o tre tappe che superano i 200 chilometri, sì che insomma per noi è un bel allenamento in vista del Lombardia, delle corse dell'Emilia che sono classiche in Italia molto importanti che chiuderanno la stagione, quindi io spero di far bene su queste. Certo, apriamo una totoconvocazione, chi pensi che il nostro CT chiamerà? Io dico Moreno, Moser. Sì. Presumo di sì, dopo molti giovani che vanno a scambiare un po', diciamo, i vecchi per modo di dire, insomma. Ma i comunque vecchi sono mica più tanti di vecchi, insomma, ce li stanno mangiando gli tutti. Gli anziani. Ecco, vedi come si arrabbia adesso. I vecchi, nel senso, i corridori con un po' più di esperienza, vediamola così. Anche però, in una squadra come la nazionale, un corridore di esperienza ci andrebbe sempre. Io dico che ci andrà, insomma, ci sarà Cunego, penso, ci sarà corridori, insomma. Cunego anche quest'anno è un po' inespresso, Carlesso, vero o non è vero? Ci si aspettava molto di più da sto ragazzo. Ma non si capisce come abbia questi alti e bassi evidentissimi. Ma poi ha fatto anche delle belle corse, ma in finale cede. Cioè manca il risultato, difficilmente quest'anno non è che abbia fatto tanti risultati. Qualche cosa ha fatto di buono, ma a quello che ha fatto nel 94 in poi sicuramente ci siamo dimenticati. Perché... Certo. Moreno Moser invece ti impressiona? È un ottimo atleta, sicuramente avrà un ottimo avvenire perché è un corridore che va un po' dappertutto e di conseguenza secondo me dovevano portarlo anche alle Olimpiadi. Certo. Perché se non porti un corridore come Moreno alle Olimpiadi, dove si fa esperienza, ci sono i migliori corridori del mondo, eccetera, è sbagliato perché il corridore da 22 anni, che già ha dimostrato di avere delle qualità sicuramente eccezionali, mi ricordo ha vinto a Francoforte, che è andato via a 2 km dall'arrivo una classica di 250 km, non è mica facile, perché è facile parlare, ma uscire dal gruppo a 2 km dall'arrivo, tenere i 100 metri e arrivare, vuol dire che il corridore c'è. Poi abbiamo un certo Oscar Gatto che dovrebbe essere forse il nuovo Cavendish italiano, perlomeno il Petacchi. Chi scusa? Oscar Gatto. Ah, Oscar si è già affermato in passato, è l'unico che ha battuto con Contador l'anno scorso al Giro d'Italia, con una magnifica volata, un anticipo. No, Oscar Gatto non ha ancora confermato, a parte che è stato sfortunato, quest'anno è stato fermo dei mesi, mi pare, certo, per una caduta, eccetera. Oscar Gatto è un ottimo corridore, lo era da dilettante ma ha dimostrato anche da professionista di avere delle ottime qualità. Emanuele, Daniel Oss? Sicuramente farà parte del gruppo azzurro, potrebbe come corridore, come gregario, insomma.
sicuramente. Potrebbe fare a sì, potrebbe essere sicuramente, fa parte del gruppo, ormai secondo me sono quelli i nomi. Prossimo anno la tua squadra è sempre questa? Sempre questa, un altro anno con Gianni, mi trovo bene. Gianni Savio? Gianni Savio. È un grande. Lui dove è toccato ha sempre fatto grandi cose, Gianni Savio. Io ricordo ancora quando era con il Giro d'Italia, con le Selle Italia, con i Sanchez, chi erano quei corridori che facevano di quelle cose impressionanti in salita? Ha sempre avuto corridori da spettacolo. Ha sempre avuto corridori, sì, particolari, molto, però lui è una persona molto... lui ama proprio questo sport. Sì, lui ama questo sport, si impegna molto e non promette niente che non riesce a dare. Un sanguigno come Scinto, insomma, è vero? Anche Scinto deve essere un sanguigno. Sì, beh, diciamo che io conosco più Gianni, certo, che Luca. Ma nel comunque gruppo, insomma, Luca... uno come Scinto sta bene. Sì, sì, sì. Porta vigoria al ciclismo. Sì, sono due personaggi totalmente diversi. Sì, però amano molto questo sport. Amano molto questo sport, è vero. Ecco, cosa pensi? Siamo voi in chiusura. Io quando penso al ciclismo lo penso al di fuori, non da atleta, perché loro vivono dentro la carovana. Ma il ciclismo come metafora, cosa ti fa pensare a te? Ma io dico, metafora della vita. Dico sempre ai ragazzi e agli amici quando ci incontriamo, ricorda che quando tu sei stanco non vuol dire che l'altro non sia meno stanco di te. Il ciclismo è uno sport duro, di resistenza, è uno sport che ci sono pochi, dove tranne magari le maratone o altre cose, dove hai bisogno di una resistenza fisica eccezionale. Al contrario di altri sport, sul ciclismo quando cadi devi fare veloce, rialzarti, mentre qualcuno quando prende una... E oltretutto forse nel ciclismo ha qualcosa che altri sport non hanno, però purtroppo tante volte i ciclisti beccano mazzate sui denti, a volte non se lo meritano proprio, perché il ciclismo, il ciclista ha le spalle grosse, no? È capace di soffrire maggiormente rispetto ad altri atleti. Anche questa è una considerazione che va fatta. Sì, sì. Ecco, tu però non sei parente di Pozzato. Anche se vi chiamate con lo stesso cognome. Perché a Sant'Andrea ci sono molti Pozzato e magari alla lontana c'erano stati parenti, magari un unico ceppo. Ho capito. E però ora non siamo parenti. Bene, siamo in chiusura, te ti aspetto per quella trasmissione di O Bianco Nero, vorrei ancora capire un po' meglio. Emanuele, io ti ringrazio per... Ti sei poi sposato oppure sei ancora da sposarti? Ormai sono 4 anni sono che 4 mi sopporta. Anni. Però figli niente. Ancora niente. Si può vedere un primo piano di tua moglie? Dicono qua, io sento, guarda che bella ragazza. Prima De Marchi e quell'altro vicino a lui ha detto, mammino come hai visto, una bella Tusa così. È vero o non è vero? Che bella ragazza che hai. Hai una bellissima famiglia. Ma ci va un erede qua, eh? Sì. Qua cerchiamo di fare il tifo. Mi impegnerò. Ti impegnerai, insomma, non è un gran premio della montagna. Ma non te lo guarda anche. Però è dura, Un applauso alla tua. Ecco, questo è di buon auspicio. Raffaele, signor anziano, io le dico soltanto una cosa, che comunque ho avuto piacere di averla qua in studio, perché lei è competente intanto e sa parlare di sport, e a me è questo che interessa. Queste porte sono aperte a tutti. Grazie. Quindi a coloro che la pensano anche in maniera diversa da un altro, a me non interessa, l'importante è che si parli di sport in maniera civile. E lei ha detto una cosa bella, che la politica non si deve mischiare con lo sport. Io sono la cosa più bella che potesse aver detto. Assolutamente. È vero? Certamente. Siamo proprio in chiusura, però io voglio il gelato. Io voglio il gelato, sì. Lo diamo a ste belle Tuse qua, no? E allora voi dovete dire con me, siamo in chiusura, avanti. Siamo in chiusura. Per giovedì prossimo. Alzatevi in piedi. Non dovete dirlo, Vi sarebbe stato bello. Alzatevi in piedi, è vero. Per giovedì prossimo alle ore 20:30. In diretta. Per Scratch. Buona serata a tutti. Arrivederci. Ma che bravo è tu.